Siamo con Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, ricandidato al Consiglio regionale pugliese con Senso Civico, un nuovo Ulivo. E allora, Borracino, facciamo un po' il punto, come dire, la summa delle tante attività che lei ha svolto nel periodo del suo mandato. Un voto che noi chiediamo per le cose fatte, avviate, realizzate, alcune in corso d'opera. Un voto su cose concrete, un voto per continuare a fare bene rispetto allo sviluppo della Regione Puglia e della provincia di Taranto, a partire ad esempio dalle misure straordinarie che abbiamo messo in campo per l'emergenza Covid, per la liquidità alle imprese, il titolo secondo liquidità che stiamo per rifinanziare ed il microprestito straordinario, o confermando gli interventi sulla competitività delle imprese che hanno consentito di poter far utilizzare oltre 4 miliardi e mezzo di euro negli ultimi 5 anni nella nostra regione, che hanno consentito una crescita del PIL di 5 punti in percentuale negli ultimi 4 anni, o un voto rispetto agli interventi importanti che abbiamo fatto nella nostra provincia. Penso ad esempio al tema del porto, all'attivazione della zona economica speciale e della zona franca doganale, o per quanto riguarda l'aeroporto di Grottaglie, che rimane come opzione importante per la scelta per i voli di linea passeggeri, e lo stiamo attrezzando per farlo diventare tale, e quindi sono in corso, mentre noi parliamo, i lavori per il raddoppio del piazzale di sosta delle aeromobili e la realizzazione della via di rullaggio, senza pensare al rifacimento del terminal passeggeri con un finanziamento di 7 milioni di euro. Ma tanti interventi importanti realizzati nei nostri comuni, penso ad esempio all'acquisizione al bene pubblico di un polmone verde importante come la Pineta di Faggiano, e all'interno di questa pineta c'era anche un ex cava che abbiamo evitato di far metterci sulle mani dalla lobby dei rifiuti, grazie a un finanziamento della Regione Puglia, così come il centro microgravitazionale per Maruggio, oppure interventi importanti per quanto riguarda anche il settore produttivo della nostra provincia. Penso al trasporto pubblico che abbiamo fatto per i lavoratori della Leonardo S.p.A. attraverso un contributo di 700.000 euro che ogni anno la Regione garantirà per trasportare centinaia di lavoratori. Insomma, interventi su infrastrutture, interventi per opere pubbliche, interventi dal punto di vista culturale, universitario, scolastico, penso ad esempio alla straordinaria attività che abbiamo fatto per il corso di laurea di medicina a Taranto, non soltanto l'attivazione già dallo scorso anno del corso di laurea, che quest'anno viene aumentato con il numero degli studenti, ma soprattutto con l'acquisizione al bene pubblico del palazzo ex Banca d'Italia, che diverrà la sede dell'università. Insomma, molte cose che hanno messo in campo una visione, partendo da quello che è il documento più importante, che è il piano strategico che abbiamo realizzato a partire da ottobre del 2018, dal momento del mio insediamento, ma c'era stato un lavoro anche pregresso, che ha messo nelle condizioni di poter disegnare oggi uno sviluppo differente della nostra città, che punta su opere infrastrutturali importanti, che punta sulla valorizzazione della cultura e della città universitaria, del modello della città universitaria, e stiamo lavorando anche a tal proposito per la realizzazione della Casa dello Studente. Tutte queste iniziative, tra opere infrastrutturali, opere pubbliche finanziate ai comuni, attività più propriamente l'assessorato allo sviluppo economico, come ad esempio l'acquisizione dell'incubatore CISI a favore del Consorzio Oasi, oppure l'acquisizione dei capannoni per la filiera dei cartapestai nel comune di Massafra, per implementare e incentivare sempre più quel pezzo importante di turismo e di accoglienza turistica che riusciamo a fare nel comune di Massafra. Tutte queste iniziative sono racchiuse all'interno di una brochure che noi stiamo distribuendo in queste ore e che è il frutto del lavoro di questi 2 anni, che ripeto, non è assolutamente il libro dei sogni, non è la proposta o la promessa di fare alcune cose, ma è semplicemente l'enunciazione di quanto fatto in questi 24 mesi.